Sei già stato in questa sinagoga? No, mai, Simone. Perché proprio questa, maestro? Non compare neanche sulle mappe. È un'ottima domanda. Avete notato che in qualunque luogo siamo andati, le nostre parole sono state fraintese? Decisamente. È un periodo molto complicato. È triste che Maria non sia stata accolta nella sinagoga di Gerico quando si trovava in difficoltà. L'hanno cacciata via. Non ce l'ha detto. Insomma, è una donna, non si aspettava il loro aiuto, ma le serviva. Per non parlare di Giovanni. Diciamo che sento la nostalgia delle piccole città. Nessuno nato da un'unione proibita entrerà nella comunità del Signore. Neppure alla decima generazione uno dei suoi discendenti entrerà nella comunità del Signore. Nemmeno l'ammonita e il moabita entreranno nella comunità del Signore. Neppure alla decima generazione i discendenti entreranno nella comunità del Signore. Mai! Perché non vi hanno aiutato con il pane o con l'acqua sul cammino. Shalom. Neppure alla decima generazione la sei nato così, intendo la tua entrerà mano nella comunità del Signore. Mai. Non posso vedere? Perché non vi hanno aiutato con il pane e con l'acqua. Scusami, che cosa fai? Come ti chiami? Elam. Il tuo amico Elam ha una mano offesa. Sei un guaritore? Non è concesso curare di Shabbat. Chi di voi che, avendo una pecora, se cade di Shabbat in un fosso, non la prende per salvarla? Chi sei tu per permetterti di parlare qui in questo modo? Ora, quanto è più prezioso quest'uomo di una pecora? Smettila immediatamente! Vieni qui. Qui con me. Tranquillo. Elam, siediti. Non conosciamo quest'uomo. Potrebbe essere uno sciamano. Cosa è lecito nello Shabbat? Fare del bene o del male? Salvare una vita o perderla? La sua malattia non lo mette in pericolo di vita. Né influenza la sua salute. Dammi la mano. Stendila. È bello, eh? Se fosse stato il suo destino, l'avrebbe guarito Dio! Interessante argomento. Esci da qui immediatamente! Volentieri. Sacrilegio! Ma che cos'hai che non va? A quanto pare tutto. Aspetta! Torna indietro! Come osi? Staranno mandando le guardie della città a inseguirti. Credo che fossero loro le guardie della città. Allora, per quelli di voi che non hanno visto, ha interrotto la lettura semplicemente mettendosi accanto a quell'uomo con la mano offesa e poi... il sacerdote gli ha detto... Che c'è? Raccogliere o mietere durante lo Shabbat. Oh, sì. Mi dispiace, avevo fame e non ho pensato a che giorno fosse. Potete. Via! Indietro! Fate passare!
Ti sei preso gioco della nostra sinagoga e anche della Torah. Ci dirai il tuo nome, la tua famiglia, il tuo... Prima tu e ora i tuoi discepoli vi prendete gioco della legge dello Shabbat. Non avete letto ciò che fece Davide quando egli e i suoi compagni ebbero fame? Entrò nella casa di Dio al tempo del sacerdote Achimelech e mangiò i pani della presenza che a lui non era concesso mangiare, solo ai sacerdoti. Tu stai usando anche paragonarti a Davide. Allora si trattò di un'emergenza. Non avete letto la legge che nel giorno di Shabbat i sacerdoti violano il riposo dello Shabbat, ma senza colpa? Quelli sono leviti. Sei tu un levita? Discendi dai sacerdoti? Ora io vi dico, qualcosa di più grande del Tempio è qui. E se capiste cosa significa «voglio misericordia, non sacrificio», non condannereste degli innocenti. Lo Shabbat esiste per l'uomo, non l'uomo per lo Shabbat. Così, il figlio dell'uomo è segno anche dello Shabbat. Il figlio dell'uomo. Andiamo.